Una settimana fa l'omicidio di Thomas, una morte destinata a restare impressa nelle coscienze di alcuni e nelle memorie di tanti, e non solo per la crudeltà con la quale una giovane vita è stata spezzata. Le indagini vanno avanti e il dolore misto a rabbia non si placa in una città che non può dimenticare. E l'articolo che la collega Barbara Orsini ha scritto sul nostro sito e che ripercorre questi 7 giorni fatti di amarezza e soprattutto di tanti perché. 25 coltellate in un angolo buio del parco Baden-Powell in pieno centro a Pescara. Crox ha 17 anni e sta morendo, ma i suoi presunti assassini, scrive Barbara, non si fermano e avrebbero continuato a inveire sul suo corpo ormai esanime con insulti, sputi e sigarette spenti addosso. Come racconterà il testimone della follia omicida ad un pomeriggio di inizio estate, anche lui con altri ragazzi in quel parco. Croc si chiama Thomas e vive a Rosciano con la nonna dall'età di 3 anni, ossia da quando la mamma lo ha abbandonato. I suoi presunti assassini sono suoi coetanei, ma i genitori li hanno e con loro vivono a Pescara. Thomas cerca di recuperare la sua vita di adolescente in affanno col supporto di una comunità. I suoi 2 presunti assassini vanno al mare a farsi bagni e selfie dopo averlo ucciso una settimana fa esatta, l'omicidio di Christopher Thomas Luciani. Venerdì l'ultimo doloroso saluto a Christopher nella sua Rosciano. Le indagini vanno avanti serrate e minuziose. La città scossa non vuole né può dimenticare. Dall'autopsia andata avanti fino alla tarda serata di mercoledì è emerso che a provocare la morte del ragazzo sono state lesioni che hanno interessato entrambi i polmoni, provocando uno shock emorragico irreversibile. Christopher Thomas sarebbe morto rapidamente. L'esame ha confermato il numero di colpi emerso in sede di ispezione cadaverica, cioè 25. Per l'omicidio sono stati sottoposti a fermo 2 sedicenni. L'unico vero intento è stato quello di cagionare sofferenza e morte, si legge in un passaggio del provvedimento con cui il GIP del Tribunale dei Minori dell'Aquila ha convalidato il fermo. Il quadro indiziario, scrive ancora il giudice, fa risaltare come causa determinante dell'azione sia l'impulso lesivo, quello di provocare sofferenze e uccidere un essere umano. Un atroce delitto commesso per futili motivi, circostanza che è contestata ai 2 minori. L'attenzione degli investigatori ora è concentrata sui telefonini. Le perizie potrebbero fare chiarezza sui punti ancora oscuri di questo omicidio, che ha sconvolto l'Italia, ed è agghiacciante la ricostruzione dell'omicidio nei verbali, il racconto del testimone. Thomas Christopher Luciani, che gli amici chiamavano Crox, era scappato da una comunità per minori nella provincia di Campobasso 2 giorni prima di essere ucciso. Prima viveva con la nonna materna a Rosciano, la mamma, una cittadina brasiliana adottata dalla famiglia abruzzese da anni, ha lasciato l'Italia per la Germania. Non auguro questo dolore nemmeno al mio peggior nemico, perché è un dolore che ti strazia l'anima, sono state le sue parole sui social. Sarai sempre parte di me, non potrò mai dimenticare il tuo sorriso, ti amo, questa scritta sulla maglia della ex fidanzatina di Thomas è arrivata in lacrime in chiesa, e ci sono le parole commoventi della nonna di Thomas.